Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti al TG Prima. Da domani l'Italia e la Campania saranno in zona rossa. Come previsto dal decreto Natale, in tutte le regioni valgono le regole della fascia di rischio alto. È vietato spostarsi anche all'interno del proprio comune, se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza. Sono chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie. Restano aperte anche edicole, tabaccherie ed attività di servizio alla persona come barbieri e parrucchieri. Il Viminale inoltre ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti con quelli non necessari che sono vietati ed alla presenza di più di due persone a bordo nelle auto. I controlli si concentreranno per verificare eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, in ville o in bed and breakfast affittati per l'occasione, con l'esplosione di fuochi d'artificio. Conferenza stampa di fine anno questa mattina per il Premier Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Tantissimi i temi trattati, dai vaccini al Recovery Fund fino alla questione sulla riapertura delle scuole. Lo stato di emergenza per il Covid, dichiara il Premier, lo prorogheremo sino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti i presidi che ci consentono di gestire l'emergenza, dando poteri ai soggetti attuatori. Ma ascoltiamo un estratto delle parole del Premier in questo servizio. Innanzitutto massima solidarietà a Claudia Livernini, l'infermiera che si è sottoposta al vaccino ed è stata insultata. È una cosa inaccettabile. È una cosa inaccettabile in sé gli insulti, le aggressioni via web o attraverso altri canali. Ancor più inaccettabile addirittura adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che consentirà di mettere in sicurezza il paese. Quindi massima solidarietà. Per quanto riguarda l'altra domanda che riguarda la Germania, perché l'Italia non si è assicurata delle dosi con canali diretti? Vorrei ricordare che l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l'alleanza per i vaccini. Dopodiché, dopo essersi già assicurati i contatti con le ditte che assicuravano, diciamo, maggiori risultati e maggior successo su questo fronte della ricerca, hanno consegnato la palla alla Commissione europea, perché si è ritenuto, abbiamo ritenuto, è stata una scelta politica che sul fronte dei vaccini fosse necessario muoversi all'unisono sul fronte compatto, quindi europeo. L'Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse, innanzitutto perché le dosi contrattualmente, diciamo, negoziate a favore dell'Italia e dell'intera Europa sono centinaia di milioni, quindi sono assolutamente sufficienti con varie ditte, con varie linee di produzione. Uno. Addirittura l'Unione Europea, su sollecitazione anche nostra, di alcuni leader di governo, si è premurata di acquistarne in più per consentire anche di intervenire in alcuni paesi che non avranno, semmai, la possibilità, anche per ragioni economiche o di accesso diretto, la possibilità di avere un piano vaccinale, di avere delle dosi. Quindi assicureremo anche ad alcuni paesi balcanici, paesi del Nord Africa, altri ancora, metteremo a disposizione l'Unione Europea, perché è qui che si esprime la leadership dell'Unione Europea, anche nel mondo. Metteremo a disposizione vaccini e piani vaccinali. Detto questo, l'Italia non l'ha fatto perché all'articolo 7 del contratto e della decisione assunta dalla Commissione europea c'è il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo.
Adesso il punto sulla situazione Mazzini. È arrivato questa mattina intorno alle 4 a Milano Malpensa il primo dei 6 aerei che portano in Italia la fornitura settimanale di 470.000 dosi di vaccino anti-Covid. Il carico è stato poi portato fuori, scortato da Guardia di Finanza e Polizia, ed è iniziata la distribuzione in tutta la penisola. Nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini della Pfizer, sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuiti. A comunicarlo è proprio lo staff del commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Ed è atterrato all'aeroporto di Capodichino l'aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid-19 dedicate alla regione Campania. Si tratta di circa 35.000 unità e sono state avviate anche le consegne con la scorta dei carabinieri verso i 27 punti di vaccinazione che effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria ed in Basilicata. Intorno a mezzogiorno questa mattina a Napoli l'arrivo dei vaccini all'ospedale del Mare ed all'ospedale San Paolo e nel pomeriggio sono stati consegnati anche nel Casertano. Le vaccinazioni partiranno per tutte le province nella giornata di domani. E adesso ancora il Covid. Sono 16.202 i nuovi contagi da coronavirus in tutto il territorio nazionale secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati 169.045 per una percentuale di positività ai test del 9,58%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto alla giornata di ieri. Dal bollettino della Protezione Civile Nazionale si segnalano anche 19.960 guariti e 575 decessi. La situazione negli ospedali vede le terapie intensive diminuire di 21 unità, toccando quota 2.528 persone ricoverate. Un anno difficile, duro per tutti, che ha messo in ginocchio ancor di più la popolazione di Napoli con la mareggiata di 2 giorni fa che ha distrutto tantissimi locali di ristorazione del lungomare. E a fare il punto a tal proposito sulle prospettive future e presenti della città è il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ascoltiamolo in questo servizio. Se consideriamo che un paio di settimane fa qui quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale avevano cercato di darci la spallata. Ricordiamo che avevano votato per lo scioglimento del Consiglio Comunale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi da questo punto di vista arriviamo forti, però si arriva a quest'ultimo dell'anno con una grande malinconia, una grande amarezza. È stato un anno terribile per il mondo e anche per Napoli. Poi da ultimo anche questa mareggiata senza precedenti, almeno a memoria di chi insomma vive la città da diversi decenni, ha anche sconvolto ulteriormente la nostra comunità. Però devo dire che abbiamo messo in campo una serie di azioni fondamentali per resistere e per ripartire, quindi si è lavorato molto e con una nota anche di apprezzamento sulla tenuta sociale della nostra città, che non era scontata. Io credo che questa città ha dimostrato in questi mesi tutta una grande forza e anche una grande rete di solidarietà, che non bisogna mai darla per scontata, soprattutto in questi momenti così drammatici e anomali della storia dell'umanità. Sui giornali, sugli organi di informazione si legge tutto il contrario di tutto, ma questo è tipico della politica nazionale come delle politiche cittadine. È chiaro che in questi giorni ho messo in campo una riflessione, perché noi abbiamo questi 6 mesi in cui c'è bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo, ma non vi sfugge anche necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi, è inutile che ormai ce lo nascondiamo, anche a una campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Quindi questa è la valutazione che sto facendo, nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il comune e la città metropolitana lo sto mettendo in campo, ed ovviamente è una decisione che maturerò a strettissimo giro. Però di nomi che ho letto veramente ce ne sono stati tanti, quindi non entro nel merito, perché tra
sì, leggo e letto di tutto, anche che sono quasi ufficialmente candidato a mia insaputa in Calabria, quindi si legge davvero di tutto. E adesso il punto sulla situazione Covid-19 in Campania. Secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale in merito all'emergenza, sono 930 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. I test effettuati sono stati 11.985 per una percentuale di incidenze tamponi del 7,75%, in netta diminuzione rispetto alla giornata di ieri. I guariti del giorno sono 1.763, ma si segnalano anche 47 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 38 nei giorni precedenti, ma contabilizzati nella giornata odierna. Per quanto concerne la situazione negli ospedali, vede i posti occupati in terapia intensiva aumentare a 102 su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.357 i posti letto occupati su 3.160 disponibili. E ancora il Covid, aumentano i contagi all'ospedale Ruggi di Salerno e la decisione è stata drastica ed estemporanea. È in corso da questa mattina infatti la sanificazione dei reparti ed è stato chiuso a metà il reparto di cardiologia. È vietato infatti soltanto per oggi anche l'accesso alla rete dell'infarto e delle urgenze cardiologiche, con l'UTIC che potrà accogliere al momento solo i pazienti inviati dal pronto soccorso e non quelli provenienti da altri ospedali. Garantito quindi solo l'emergenza e l'intervento di urgenza. Nelle ultime ore erano risultati positivi al tampone un sanitario e 5 pazienti del reparto di cardiologia che seguono quelli registrati una decina di giorni fa nelle due divisioni di medicina. Ancora contagi anche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di un infermiere e di un operatore sociosanitario. Cambiamo argomento, maxi sequestro di botti illegali oggi in Irpinia. Gli agenti del commissariato di Lauro hanno denunciato un 38enne e due 44enni nati a Napoli ma residenti nella provincia irpina per detenzione di fuochi d'artificio del tipo pericoloso ed anche un 46enne di Nola residente a Bisciano, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per vendita illegale di fuochi pirotecnici. I poliziotti procedevano ad accurati controlli identificativi per poi procedere a perquisizione che ha sortito esito positivo. Gli agenti, in concorso con personale della divisione di polizia amministrativa della questura, si sono portati presso la fabbrica artigianale del 46enne nolano, nella quale hanno rinvenuto 40 cartoni contenendo lo stesso materiale esplodente, per un numero complessivo di 12.000 pezzi. Alla luce di quanto emerso, il titolare della fabbrica è stato denunciato, ma in stato di libertà. Sono 225 i nuovi casi da coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.853 per una percentuale di incidenza ai test del 12,1%, in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri. Ma a far preoccupare sono i decessi, altri 14 nelle ultime 24 ore. Due si sono registrati nella città di Caserta e San Felice a Cancello, mentre uno ad Albignano, ad Aversa, Capodrise, Casaggiove, Cervino, Macerata, Campania, Maddaloni, Marcianise, Sant'Arpino e Trentola Ducenta. Dal bollettino però si segnalano anche 265 guariti ed il comune con più nuovi casi è Mondragone con 27, seguito da Maddaloni con 17 e con Marcianise con 15. L'amministrazione comunale di Caserta, alla vigilia del 31 dicembre, ricorda alla cittadinanza che vige il divieto di utilizzare botti e fuochi d'artificio, così come previsto dal regolamento di polizia urbana. Al di là del regolamento da rispettare, spiega il primo cittadino Marino, chiede ai cittadini di non sparare botti e fuochi d'artificio per salutare l'arrivo del nuovo anno al fine di tutelare bambini, anziani ed i nostri animali di compagnia. Ma quest'anno abbiamo un motivo in più per farlo. Sarà un segno di rispetto per le persone che abbiamo perso nel corso di questo terribile 2020 a causa del coronavirus, per le loro famiglie, per coloro che ancora lottano contro questo nemico subdolo ed invisibile. Vi propongo un'alternativa. A mezzanotte accendiamo tutti una candela come simbolo di speranza, come buon auspicio per il 2021, che sia un anno che ci consenta pian piano di dimenticare questo difficile periodo e ci riporti la serenità e la normalità di cui abbiamo fortemente bisogno.
Tempo di bilanci questa mattina in diretta Facebook per la conferenza stampa di fine anno, il sindaco di San Nicola la Strada, Vido Marotta, ha fatto il punto della situazione nella sua città. Ascoltiamo un estratto in questo servizio. Tanti altri sono stati i provvedimenti dell'amministrazione comunale per gestire questa pandemia. Io penso per esempio al fatto che abbiamo ricevuto un altro importante contributo ministeriale da parte del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per la Scuola, che era mirato a degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza proprio dell'emergenza sanitaria. E sono stati stanziati e in corso la gara per l'espletamento dei lavori, 16.000 euro circa per il plesso Mazzini, 11.000 per il plesso Nicolas Green, 6.000, quasi 7.000 per l'Istituto De Filippo e 51.000 per la scuola Speranzas. Quindi un importo complessivo di 90.000 euro, ripeto, contributi dello Stato, cioè del governo centrale, che però la cui gestione ricade sull'ente comune e sull'amministrazione comunale da gestire in tempi ragionevoli, così come stiamo facendo. Adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport. Terminata la sosta natalizia per il Napoli, è tempo già di proiettarsi al campionato. Il Cagliari nel mirino dei partenopei domenica pomeriggio, così come il tentativo in extremis di recuperare i lungodegenti. Gli azzurri hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di Cagliari e si sono allenati allo stadio Diego Armando Maradona. Gattuso, con il suo staff, ha curato l'allenamento della squadra, cercando di mettere benzina nelle gambe degli azzurri in vista del match del 3 gennaio, dove sicuramente non saranno presenti Victor Osimhen e Dries Mertens alle prese con i rispettivi infortuni. Il centravanti nigeriano rientrerà nella giornata di domani a Napoli per valutare le sue condizioni e stabilire i tempi di recupero. Per la trasferta in terra sarda anche Koulibaly non recupera, mentre per Demme c'è qualche possibilità per vederlo nella distinta azzurra, anche se resta in forte dubbio. E con lo sport eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.